Le persone a Napoli vengono per tante ragioni, ma una di queste ragioni è quella di mangiare e di gustare i nostri cibi, i nostri piatti unici, le nostre pietanze tradizionali che veramente sono incantevoli e molto gustosi. Riscoprire Napoli attraverso i suoi piatti tipici, quelli della tradizione pasquale, ma non solo, è lo spirito della rassegna Vedi Napoli e poi mangia che l'assessorato al turismo del comune promuove per un mese a partire dal 7 aprile. Gli appuntamenti ad ingresso gratuito su prenotazione prevedono racconti sulla cucina napoletana, degustazioni, show cooking ed iniziative in vari luoghi della città, dalle chiese a spazi all'aperto, dove si terranno anche spettacoli e concerti del programma Napoli Città della Musica. Il cibo rappresenta uno dei grandi patrimoni immateriali di Napoli e della nostra regione. Immaginare Napoli senza il suo cibo significa non mettere sapore nella nostra città. 15 gli appuntamenti, 17 le pietanze che presentiamo, ma poi ci saranno degli chef, alcuni anche particolarmente noti, che insegneranno come si cucinano queste pietanze. L'amministrazione lavora dunque per rendere stabile e variegata la programmazione dedicata a cittadini e visitatori, anche alla luce del grande afflusso turistico che si conferma in continuo aumento. Sono previsti intorno alle 200.000 presenze solo nel weekend di Pasqua, e tenete presente che l'anno scorso, che era un anno che abbiamo considerato record per il turismo, a Napoli c'erano 140.000 presenze. L'iniziativa Vedi Napoli e poi mangia, che riprende il format sperimentato con successo negli ultimi mesi, è stata condivisa anche dall'antropologo Marino Niola e proseguirà fino al 7 maggio con iniziative che coniugano cibo e musica in programma anche alle Terme di Agnano. Una città bisogna mangiarla. Il modo migliore è mangiarla ed è quello che il turismo in questo momento chiede, a cominciare dai cibi poveri, spaghetti, pizza, che sono diventati però i comfort food più diffusi e più amati del pianeta, fino alla gastronomia aristocratica, al sartù, ai cibi di palazzo, dei Monsù, di questi chef francesi che hanno dato a tanti cibi napoletani nomi stranieri come ragù, come sartù, come gâteau. E alla fine viene fuori che quella napoletana è l'unica vera grande cucina nazionale d'Italia.